Premio Leucosia Giovanni Farace, anche questa volta è collettivo. Sì, abbiamo qui questa volta un gruppo che forse è ancora sconosciuto di più, però è in continuo fermento e che sicuramente farà una grande carriera. È una scoperta un po' per il premio, un premio buon augurale. Ecco, ma forse e senza forse possiamo dire che è ancora più apprezzato fuori dal territorio, perché praticamente appena inciso sta preparando un disco con Mogol e ha superato una selezione, pensate, tra 10.000 concorrenti, è risultata tra le 5 migliori original band. E unica, quindi, del Sud Italia. Unica del Sud Italia, 10.000 sono davvero tanti. Risultare vuol dire che il talento c'è, il talento cilentano. E dico anche con precisione circostanziata al Tour Music Festival, che è anche un festival, come dire, che rappresenta appunto i giovani. Quindi la musica emergente, quindi, che abbiamo anche qui su questo territorio a cui va data voce. Premio Leucosia Giovanni Farace ai Capobanna. Eccoli qui. Buonasera. Noi scambiamo qualche parola. Buonasera. Abbiamo con il portavoce del gruppo, Sergio Scavariello. Buonasera. Buonasera, Sergio. Allora, prima cosa ci devi dire perché Capobanna? Che tutti sbagliano a scriverlo, abbiamo dovuto correggere la tipografia. Perché? Con doppia B, sì, con è un piccolo. Sì. Capobanna, diciamo, dalle mie parti, io abito a Campora, nel Cilento interno. Diciamo che gli viene dato un triplice significato: il capobanda come inteso come il fracassone, colui che fa sempre casino, il capobanda proprio della banda musicale e il capobanda come trascinatore. Allora ci piaceva un po' questo nesso con tutte e tre queste cose e l'abbiamo scelto. Ci raccontaci un'altra cosa, questa nuova esperienza con Mogol. Bene, questa esperienza in realtà è nata perché noi l'anno scorso a luglio abbiamo presentato il nostro primo CD che si intitola Fuie Tu. E allora stavamo trovando un modo per promuoverlo sul territorio al di fuori dal Cilento. Abbiamo iniziato a partecipare ai vari concorsi che si fanno e abbiamo avuto la fortuna di arrivare in finale al Tour Music Fest, dove c'è il presidente di giuria Mogol e ci sono un sacco di discografici. E ci siamo aggiudicati questi due premi importanti, che appunto è il premio CET Mogol, che consiste in una borsa di studio presso la sua scuola, il Centro Europeo Toscolano, e il premio discografia CNI, che in realtà consisteva in una distribuzione del disco che poi si è trasformata in una produzione di un nuovo disco. Quindi questo dobbiamo ringraziare il nostro manager Massimo Bonelli, con cui stiamo collaborando. Benissimo, quindi un prossimo disco e poi una borsa di studio, la possibilità di lavorare proprio con un grande della musica. Io sono tornato ieri dal CET, sono tornato perché avevo questa serata al Castello Aragonese, perché collaboro anche con Angelo Roe e Progetto Iza, in memoria del dottore Agnello De Vita, che abbiamo visto prima nelle immagini, a cui vorrei fare un forte applauso per tutto ciò che ci ha lasciato. E quindi sì, ho terminato questa borsa di studio, ho fatto il corso d'autore e è stata un'esperienza bellissima, perché poi in realtà mi sono trovato a vivere quotidianamente, no, con tutti i maestri, nomi affermati come Giuseppe Anastasi, che è l'autore di Arisa, che era il mio insegnante, e tanti altri. Una grande soddisfazione da chi è partito da una saletta fredda, come dici tu, di Campora. Allora, poi altra cosa, il contenuto di questi dischi, soprattutto dei primi pezzi, questa voglia di partire, di scappare dai giovani e le radici che tirano invece a rimanere, che ci spingono a rimanere. Anzi, quindi, possiamo dire il dilemma. Elena, il dilemma che tu dicevi, cioè partire o restare. Forse c'è una terza via, che è quella che i Capobanna, come tante altre band importanti, stanno portando avanti, e cioè tra partire e restare e cantare. E cantare. Sergio, allora qual è il messaggio che vuoi dare ai giovani? Ma sicuramente io, per carità, non condanno nessuno. Il primo brano che vi faremo ascoltare, appunto, si intitola Fuie Tu, e Fuie Tu l'abbiamo voluto usare come provocazione, ma proprio perché noi, nonostante tutte le difficoltà, soprattutto per chi fa questo mestiere come noi, abbiamo scelto di rimanere nel Cilento. Consegna il premio la giornalista professionista Concita De Luca. Leggiamo la motivazione: con la loro musica i Capobanna stanno facendo conoscere anche a livello internazionale il calore, la solarità e la voglia di riscatto del Cilento e del Sud Italia, mettendo in luce grandi potenzialità artistiche e professionali. Premio Leucosia Giovanni Farace ai Capobanna. Con i nostri migliori auguri per una splendida carriera. Buonasera dottoressa. Buonasera, buonasera, buonasera Santa Maria, e ovviamente
devo dire che sono davvero onorata di dare questo premio ai Capobanna, perché in un tempo nel quale si scarica la musica da iTunes e dove è possibile davvero ascoltare, basta con un click su YouTube o scaricare un MP3 e si ascolta una musica non internazionale di più, mondiale, chi come loro ha il coraggio di valicare i confini e andare al di là del Cilento per portare l'anima musicale del Cilento, davvero hanno tutte le carte in regola per essere premiati. Complimenti. E lo facciamo complimenti proprio con il premio Leucosia che consegniamo, Concita, a favore di telecamera. E la consegniamo idealmente ovviamente a Sergio Scavariello per tutto il gruppo, anche la pergamena, sarà lui poi a presentarci l'intera infatti band. Paolo, c'è il resto della band che non è da meno, sì. Anche perché si presenteranno dal vivo sul nostro palco. Completamente dal vivo. Sì, li vogliamo presentare infatti, va bene, prego. Denis Citera, batteria. Angelo D'Ambrosio, chitarra in questa sera, di solito tastiere anche a programmazione. Stio Cilento, sono cilentano come tutti. È il bello che abbiamo scoperto che Denis è fratello di Francesco Citera, che è stato premiato un paio d'anni fa, proprio qui, 2 anni fa su questo palco, infatti. E dopo che avevamo scelto già il gruppo, infatti Francesco mi ha detto, ma addirittura c'è mio fratello di nuovo, quindi una famiglia di artisti tutta cilentana a cui va tutto il nostro sostegno. E il resto dall'altro lato? Io sono Pasquale Palladino, basso. Sono di Eboli. E allora spazio ai Capobanna. Prego, fateci ascoltare tutta la vostra musica. Thank you.
Grazie. Prossimo brano, abbiamo scelto questo brano d'atmosfera che si intitola Dal mare. Pensate che è stato scritto qui a pochi chilometri sulla baia di Trentova, quindi abbiamo racchiuso un po' questo mondo fantastico. In una sera d'estate ci trovavamo a passeggio su questa baia, ci siamo fermati a goderci questo tramonto magnifico e ci siamo persi nelle immagini di queste lampade che solcavano il buio e creavano queste forme tipo un quadro. Dal mare. Il cielo brilla ed io cammino solo a due passi dal mare. Ascolto il suono delle onde che si infrangono senza farmi del male. Mi trascina lentamente, mi libera la mente, quel ritmo che sale, mentre col vento s'avvicina un canto limpido, è il canto del mare. Ad uno scoglio fissando le lampade che solcano il buio, creando forme variopinte che dipingono la tela di un quadro. Sarà per questo che mi incanta questo mondo che sa farmi sognare. C'è di narrare storia e tradizioni di civiltà tramontate.
Grazie. Bene, vi salutiamo col prossimo brano, che è il brano che ci ha portato fortuna e che ci ha permesso appunto di ricevere questi due premi, che ci stanno dando tanta energia e ci hanno dato la motivazione per poter lavorare ad un nuovo disco. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie a tutta l'organizzazione per averci premiato e per averci venuto qui questa sera. Grazie. Sulle mani! Pur dovendo affrontare ciò che brucia e fa male, c'è chi lotta ogni giorno per essere un uomo, c'è chi è derelitto, tralasciato e sconfitto, esiliato ai margini dell'esistenza.
Grazie, buona continuazione. Grazie a tutti, gentilissimi. Bravissimi Capobanna, e devo dire che anche dietro il palco ballavano tutti, perché sono dei ritmi travolgenti e poi anche belle parole. Complimenti veramente alla cura dei testi, oltre che delle musiche. Sono dato questa immagine anche bellissima, sì, della baia di Trentova, con questo, sì, brano che hanno composto per l'occasione. Già vedevo anche la baia, sì, con i suoi, sì, tramonti. Sì. Devo dire che io sono un po' discola, allora non riesco a stare dietro al palco, soprattutto quando si esibiscono musicisti del genere, e vado un po' in giro a cogliere le impressioni del pubblico. E quasi tutti si giravano e mi chiedevano: ma dove li hai trovati? Perché non fanno qualche canzone in più? Perché davvero hanno sorpreso. Mettiamoci più a favore, ecco, di telecamere qui al centro. E abbiamo visto un rock, quindi una musica nuova cilentana, quindi che parte proprio da queste zone e che arriverà sicuramente lontano. Nuova, che sposa la tradizione, questo è molto importante, sì, innovazione e tradizione insieme. Sì, perché quindi che può avvicinare soprattutto i giovani alle tradizioni del territorio, e questo è importante. E possiamo dire che rimaniamo in tema con il prossimo premiato, meglio è una lei con la prossima premiata. Pensate, solista, cantante a soli 16 anni, nel 2008 partecipa alle selezioni finali del programma X Factor, classificandosi tra i primi 25 su 10.000 selezionati nella categoria capitanata proprio da Morgan. Nel 2009 si esibisce in concerto con il maestro Vittorio Matteucci, interprete dell'opera Notre Dame de Paris, interpretata, scritta come sapete da Riccardo Cocciante. Nel 2011 è vincitrice assoluta con il brano Di Rosso e Sensualità del premio Anna Capri, Bruno Lauzi. Poi partecipazioni importanti, Uno Mattina, sì, programmi di Rai 3, il premio Alessandra Cora, il premio La Rassegna Tenco, Ascolta, quindi veramente un crescendo fino ad arrivare al premio Leucosia 2014. 2014, quindi una ragazza, una giovane voce che parte dalle tradizioni di questo cilento per unirla ai suoni del Mediterraneo, quindi per arrivare quindi alle nostre anime. Premio Leucosia 2014, Giovanni Farace ad Alfina Scorza. Ecco, invitiamo Alfina a raggiungerci ed eccola qua in tutto il suo splendore. Buonasera Alfina. Dove ti sta portando questa musica cilentana? Adesso mi ha portato a Cagliari l'anno scorso, al premio Parodi, a Sanremo, a luglio siamo stati col mio gruppo, abbiamo fatto un concerto voluto dal Club Tenco e mi sono esibita, uno di questi brani era proprio questo brano in dialetto cilentano che è Li Pensieri. E ecco, stiamo uscendo anche dai confini della campagna, si spera anche in cose sempre più importanti, però già adesso sono molto molto contenta e soddisfatta. Ci fa piacere. Un cilento che ha una tradizione musicale orale nei canti che si appunto celebravano nei riti della festa e della quotidianità molto molto ricco, che rischia di scomparire. Sì. Effettivamente sì, ma ho notato una cosa nella musica ultimamente. C'è la tendenza ad americanizzarsi, quindi ad essere esterofili a tutti i costi, un modo di cantare pieno di, insomma, all'americana, che non è la nostra cultura. Invece noi dovremmo riscoprire quelle che sono le nostre radici, proprio le radici popolari, e mischiarle con quella che è la musica moderna. Adesso si tratta poi di fare della buona musica, della nuova musica. E invece ultimamente c'è questa tendenza di omologarsi, ecco, di cantare allo stesso modo. Le stesse voci, lo stesso modo di cantare. E che poi invece non è vero che ai giovani piace solo il rumore, la musica assordante delle discoteche, quando invece la musica popolare sta prendendo sempre più piede e quindi è avvicinarle alle tradizioni. Assolutamente. Un esempio è Vinicio Capossela, quindi Cristina Donà, ce ne sono tanti altri, Bennato, ecco. Quindi, insomma, il Capobanna, Alfina Scorza. Cerchiamo, non il nostro piccolo, di portare avanti questo tipo di musica. Insomma, speriamo ci porti davvero lontano. Il Festival al Cagliari di Andrea Parodi? Il Festival al Cagliari è stata una bellissima esperienza, perché sono risultata tra i 10 finalisti in tutta Italia. Tra l'altro ci sono state iscrizioni anche in tutta Europa. C'era una cantante francese, una catalana. Quindi sui 10, su centinaia e centinaia, insomma, di domande, sono arrivata lì, è stata una bellissima soddisfazione.
e da lì poi è nato anche il Tenco Ascolta, dove mi ha notata il direttore del premio Tenco e quindi è stata una bella, un'ottima opportunità per me. Bocca al lupo allora per e da tutto. Oggi potrà aggiungere anche il premio Leucosia nel suo curriculum con questa motivazione ufficiale. Giovane promessa della musica cilentana, con la sua voce Alfina Scorza sa far rivivere le emozioni, il calore e le tradizioni del Cilento, nonché i canti ed i suoni del Mediterraneo, facendole scoprire anche alle nuove generazioni. Allora, dopo a te il palco. Questo primo brano è un brano che ho scritto e racconta della notte fugace tra due amanti in una stanza d'albergo. Il titolo del brano è Di Russo e sensualità. Silenziose questa notte breve per me, le lenzuola coprono passioni senza perché, si agita nel vento una camicia blu. Da quella finestra scivolando via giù, gira il mondo, languido te. Seguo il ritmo in questi istanti fatti per me, di una danza alcolica che porta con sé capogiri e brividi davanti ad un te. Quanta poesia caduta qua, di fuoco troverà. Toccano fantasie, coppie complici innocenti fluttuano su biancherie. Sconosciuto il senso di questa realtà, come onda di frantumi questa mi travolgerà. Quanta armonia caduta qua, di fuoco troverà. Ma via la malinconia, come la pioggia si asciugherà. Segui l'ombra in felicità, lascia quella porta con mio uomo che va. Distretta malinconia, come una lama mi taglierà. Perduta sensualità, parete grigia mi tingerà. Perduta sensualità, parete grigia mi tingerà. È stato scritto da Agnello De Vita ed è uno dei massimi, dei più importanti cantautori cilentani che è venuto a mancare l'anno scorso e vorrei fare un bel applauso. Il brano si intitola Li pensieri ed è un inno al pensiero umano come l'unico posto al mondo dove davvero siamo liberi ed incontaminati. Per voi, Li pensieri. Mm-hmm.
so gioie, son dolori, son tormenti, che strada fanno lì pensieri tuoi, come faccio a capire se te ne vuoi. Son panco, pala perola, pizzola nuova fraola, e se ti piace merola, torna e va pizzola. Son panco, pala perola, pizzola nuova fraola, e se ti piace merola, torna e va pizzola. Sempre in ogni concerto. Mi presento Pasquale Curcio, che è anche l'arrangiatore del mio progetto. E dico anche l'autista. Al contrabbasso Daniele Brinca. E il grandissimo chitarrista classico Costantino Caruccio. Grazie mille. E grazie a te, Alfina, anzi non andare via, perché il premio che dobbiamo consegnarti lo facciamo ora, in questo momento, con Evelina Farace e le nostre vallette che recano materialmente sul palco questo bellissimo piatto di ceramica. Evelina, eccomi, eccomi, ero sempre dietro a prendere un po' di convendi, a capire. E poi stanno dicendo tutti: ma dove l'hai trovata? Stanno tutti sorpresi, sì, entusiasti. Alfina, davvero complimenti anche di questo momento magico che ci hai regalato. E speriamo di averti anche in qualche altra edizione con prossime novità. Perché no, io vi ringrazio comunque per avermi invitata, per me è un onore. Grazie a te. Intanto l'avremo ancora con noi per l'ultimo brano stasera, giusto? Sì, per il gran finale l'aspettiamo, sì, vi aspettiamo di nuovo sul palco, così in modo che tutti rimaniamo in trepida attesa. Alfina Scorza. Premio Leucosia Giovanni Farace, 23esima edizione 2014. Grazie. Fina con tutti in bocca al lupo per una splendida carriera. E a dopo allora. Bene, Evelina, mettiamoci ancora al centro del palco. Adesso vogliamo ricordare, ed è doveroso farlo in questo contesto, visto che il premio Leucosia intende
in qualche modo onorare i cilentani che si sono fatti valere nel mondo. Vogliamo ricordare invece un cilentano che non c'è più. Purtroppo, tragicamente, ieri proprio ricorreva l'anniversario di una persona che, possiamo dire, ha dato la vita per difendere la legalità e i valori di questo territorio, il nostro Angelo Vassallo. Sembra... qui va il nostro pensiero, il nostro applauso. Sembra proprio ieri, Paolo, infatti, che avevamo il premio Leocosia il giorno dopo i funerali. E c'era proprio il dubbio con papà, perché molti volevano annullarla la serata, perché sembrava una serata solo di spettacolo. Invece no, era coerentemente nella scia dell'impegno di Vassallo. Sì, infatti si decise con papà di farla, anche se disse non, l'amministrazione disse non vogliamo musica, non vogliamo ballo, ma si doveva fare, perché il modo migliore per ricordare le persone è proprio andare avanti e non arrendersi alla barbarie. Sì, perché noi reagiamo. Questo applauso è sicuramente il più bel modo per ricordarlo. Andiamo avanti, premio Leucocchia, Giovanni Farace, ancora una volta non diciamo subito il nome, ma parliamo ancora di teatro. La passione per il teatro nasce nel 1983, praticamente tra i banchi di scuola. Ha studiato con grandi maestri come Pierluigi Iorio, il mio carissimo amico attore professionista Lucio Bastolla, con Gianni Parisi, con Sergio Solli, con Massimo Pagano, ha fondato un po' di compagnie sul territorio, adesso sarebbe davvero lungo l'elenco, veramente. Più che altro lo conoscete tutti, è l'attore del territorio, quindi con lui che, quindi se parliamo di teatro amatoriale, se parliamo di compagnia di teatro napoletano in zona, quindi conosciamo tutti il nostro Umberto Anaclerico. Premio Giovanni Farace Leucosia 2014, 23esima edizione, ad Umberto Anaclerico. Sì, sì, sì. No, sto qua. Dove sei, Umberto? L'abbiamo perso. Il microfono è arrivato in ritardo. Capito, no? C'è da dire che di lui... Di solito è... la prima cosa che arriva un microfono è arrivato in ritardo il microfono. Ecco. Non è vero che tu vai fra la gente, tu vai a mangiare, hai già visto? No, tu vai a mangiare. Siamo tutti a città. Ah, gesti che vai a mangiare. Buonasera, ecco. Come stai? Buonasera. Complimenti per la cravatta, ti facessi una posa alla cravatta lo signore, perché... Se viene da qua fino a Cima d'Acropoli, hanno visto nella curva di Santa Maria, hanno visto la cravatta, della fermata, questa cosa. Lui viene da Salerno. Complimenti pure per la sirena, meno male che la fatta sa che là, che tu avevi un bagno. Se era l'orologio in coppa, si era fatto proprio tutta quanta. Ma poi dicevo anticipato anche l'esibizione. No, dicevo anche il maestro che c'è la fuga dei cervelli in Italia, il problema non è la fuga dei cervelli che vanno, diciamo, via per cose importanti. Il problema sono i cervelli che rimangono a Montecitorio, il vero problema che ci assilla a noi italiani in questo momento di crisi, dove tutto il mondo è in crisi, solo Acropoli non è in crisi, infatti Acropoli lavora tutti i giorni, scavo contro scavo, rotondo, asfalto, non si capisce niente, ci stanno i soldi malamente a Acropoli, perché Acropoli i soldi ci sono. Non so a Santa Maria come stanno i misi, ah, guarda, non credo che ci sia. C'è stato più un manopale. Ah, signore, se stava a dormire, stava pigliando un po' la bioccamento, ci visto che la capa che ha scabustuito via chiesto. È vero, signora? Se stava a dormire? Esci, ti dia. Fa un bello applauso che ha delle piglie, dammi belle, eh? No, dicevo, in questo momento di crisi, che la gente è in crisi, non arriva a fine mese, io veramente a fine mese ci arrivo, infatti vi chiedo lo stipendio 27, faccio 27, 28, 29 e 30, e ci metto a chi lo servizio a fine mese. Allora, come dicite? Poi mi trovo un po' in difficoltà ultimamente, devo dire la verità, infatti il mese che preferisco è febbraio. Dici perché? Perché piglio mi sei o si stipendio 27, faccio 27 e 28, e vado proprio e liscio, vado proprio pure. Fate una pausa, devo dire una cosa. Ecco, lo riconosciamo, è lui. No, perché veramente, poi stando in crisi, sai, io mi sono rivolto a una banca come tutti i commercianti, dici vai, stai in crisi, vai in commercio, vai alla banca, a banca come dovere, ti cacci da fuori, hai capito? La banca è la tua amica, il tuo servizio, la prima cosa che vai alla banca, sai che tu, la penna ha preso con fuoricello, a poco che sa roba, hai capito? La tua amica, ma chi ti sa? E te tuo direttore, certo direttore, vorrei un prestito, certo signore Anaclerico, mi dica, voglio aprire un conto. Dicette, che conto vuoi aprire? Dicette, vorrei aprire un conto cointestato. Dicette, oh, direttore, cointestato con chi? Con chi dà una cosa esordio? Direttore, scusa, come? Che matti mi hanno fatto? E mi stai veramente, direttore, no, ma il suo conto è rosso. E vabbè, mo' 10 euro, ma che fa lo vuoi che è benzina, lo mettiamo a riserva, come c'è lì?
Ma lei scherza, signor Anaclerico, il suo conto è scoperto. E piglia la coperta e se piglia un po' che raffreddore, che buo. Vabbè, questa è l'Italia, va bene? Poi ho chiesto un prestito, sai, il direttore, e dice, hai portato il 7,40, hai portato, che tiene, una casa, una villa, che tiene, l'albero, la piscina. Gli ho detto, si deve, tutta sta roba me la do te. Ma se va a casa mia, non ci capì. Era un problema di chi? Poi prende che stavo parlando con il direttore, è venuto tutti, fermi tutti, è una rapina. La città è una volta, perché già me la sta facendo il direttore. Ma dove vai trovare? Mettetevi in fila per cortesia, va bene? Eccoci, così è la vita. Tu non lo conoscevi, eh? No, va bene, stati no, sei sorpresi. Umberto, stavamo dicendo che in realtà la motivazione non c'era del tempo. Volevamo fare una cosa seria. No, io mi trovo un po' imbarazzato, perché non imbarazzato di stomaco, mi trovo imbarazzato perché in mezzo a tutta sta gente, tutti questi cervelli. E mi trovo io, carissimo, ma che ci faccio? Che ancora? Te lo diciamo noi, la motivazione. Fammi capire perché io sto toccando ecco, la motivazione è seria. Voglio capire, capi, fammi sei. Allora, vivace. Vivace. Istrionico. Istrionico. Irriverente. Irriverente. L'abbiamo visto. Irriverente. Attore cilentano. Attore cilentano. Ci troviamo? Sei ci tu. Troviamo, tutto a posto, tutto a puntino. Con la sua energia ed ironia ha fatto conoscere al grande pubblico il teatro classico napoletano, distinguendosi come attore e cabarettista, contribuendo a diffondere la cultura del teatro nel Cilento, fondando diverse compagnie e coinvolgendo anche le giovani generazioni. Sì. Ok, grazie, io mi emoziono, guardi in ginocchio a te, veramente sono emozionato, è arrivata pure la sirena, ma mi ha portato a casa, a chi stai? A chi stai? Umberto! A chi stai? Umberto! Premio, premia Mimmo Negaro, presidente dell'associazione Iniziativa 2000. Complimenti. No, voglio fare una pausa perché lei è creduto in me, diciamo, pigliacchista. Ma come ti è venuto in capo? Non me lo sto chiedendo pure io. Ecco il presidente Mimmo Megaro, presidente dell'associazione Iniziativa 2000, più, buonasera. Già più, eh? È lì. Prego, la cravatta, basta che guardo la cravatta. Vedo un po' assente. Lui è un presentatore serio, non lo puoi distogliere così. Beh, non so serio, non ci capisco. Ma che sono cose, caso numero, eh? Ma ci ha portato questa cosa, mamma mia, guarda tu. Ecco. A questo piatto, fammi sei. Mi premi tu? Chi mi premi? Un direttore? Il direttore. Direttore, mamma mia, sei grosso, direttore, vogliamo un bacio da bello, direttore mio. Grazie, amici miei. Vi voglio bene, Umberto, Anaclerico. Ma quando mi stimi, non si finisce. Prima ci devo fare due guaglioni, sai, se così mi serve una bottiglia d'acqua, ci ritti grande, e ti sei anche piccolo, e ci porta lo stesso, che ma la creschi, qual è il problema, non ci capisci? L'applauso voglio rubare, ma fatti pure un bagno di tre volte. Va bene, grazie. Che devo fare? Qualcosa? Io devo mettere via. Mi sa di sì, un attimo, un po' di foto, foto di rito. Ah, la foto di rito? Sì. Sì, con ma la pergamena. Ma voglio fare con che sta foto? Ma non c'è chi ti appiglia. Mamma, da bello fratellino. E meno male che dice che è emozionato. No, molto emozionato. Mamma, guardate, chi si guarda, fa un bazzino a me il presentatore, guarda la cosa. È bene che ti fa un bazzino, signore. È bene o no? Va bene, che devo fare? Qualcosa? Sì. Una piccola performance? Ti lasciamo un po' col palco. Facete come a me. Sì, è una cosa ricordo. Seria. È una cosa seria, sì. La posso fare? Sì. Sì, la puoi fare. Noi rimaniamo con te. Facete come a me senza timore. Cuffia a morte e la piglia pure a riso. Io sono meglio di un signore perché tengo una fascia e una camicia. E quando metto la lingua in doppolito, che ne faccio la lingua in un pagliette? E beh, quando si mette la palla e vitre, chi fosse buono, ha da sapere la ricetta. Si roba tutti e chiacchiere, volesse sentire ricere. Quando fa sulle cicere, mi metto a riescartare. Si può dire da freva. Lasciate stocchinina, addosso meglio vi, voglia da pigliarla. C'è Stefano Scarpara, poverella, che agneva sempre che portava croce. A certo lo scassai o bancarella, e poi se la mandà per detta voce. Quando è a stagione va casciando solo un pezzo di pane, mi sono sciutruli o il resto mi posto in da capo morte. Che se anche i figli ci pensano per sole, gli faccio un'arte e gli esco per la campata. Se è palucando sotto ad un bancone, se non mi frisco può passare nottata.
e quando un doffiatore mi ha scorso buona manica, ha giusto meglio gli anni che ha trovato sempre a me. Ma è nato tutto a bordo, fino anche a casa campa. Domani pure a lamba si potrebbe stufare. La brutta cosa che attira carretta, quando nessuna mano butta rota. Non sentono consigli, non da retta, se non si mette l'uoglio non si vota. Per spartere ci ha avuto qualche botta, ma non mi sono mai mis a paura. Una volta in tanti gente è fuori rotta, che lasciare in te fiamma una creatura. Quanti sono morti l'hanno esasta crapa. Nessuno gli anni manca po' momento, le segue belle e pronte, in capo, e vai alla sala di riconoscimento. Quando è fornito l'opera per 100 milionari, se da calà o si pare, se da recettà, perché il suo servo posto, to donne guagliarelle, usciste in da cassella, non so fa mai manca. E quando il libro mio sarà fornuto, nessuno potrà dire se è bello o è brutto. Perciò prima di darvi l'ultimo saluto, me ne vado a fare un litro e il l'asciutto. Buonasera. Un applauso al nostro Umberto. Grazie. Forse sono spariti. Sì, no. Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao Umberto. Arrivederci, ciao. Umberto Anaclerico. E adesso abbiamo un riconoscimento, Evelina, sì, per il caso di dire colui il quale ha architettato anche tutta la scenografia di questo bellissimo premio, a cominciare dalle quinte dipinte qui dietro con questa bellissima sirena fino ad arrivare ai suoi allievi della scuola di pittura, giusto? Abbiamo qui un grande amico del premio, Kini, che già da diversi anni sta partecipando con la sua scuola di pittura, dedicando un progetto durante l'anno proprio alla sirena Leucosia. E dall'anno scorso ha realizzato anche le scenografie. Un ringraziamento per le scenografie quest'anno però va dato anche ad altri due artisti locali che hanno realizzato lo scoglio della sirena e che hanno dato una mano dietro le quinte, che sono Assunta Della Mura e Antonio Pinto. Vi ringraziamo perché stiamo unendo una serie di sinergie di talenti locali e questa è una grande soddisfazione. Chiamiamo quindi qui l'architetto maestro Antonio Villani con i suoi allievi. Ed in particolare hanno esposto, troviamo esposti in fondo i quadri dei ragazzi che sono Sabrina Corralluzzo, Antonio Garofalo e Katia Perir. Buonasera. Ma come si sono combinati? Noi siamo in tenuta d'arte perché siamo venuti qua a fare un'estemporanea e stiamo dalle 2 a dipingere. Ah, questo è vero. Anche con la i pannelli, la scenografia. Sì, abbiamo rischiato un po' di vento, pioggia, di tutto stamattina. Siamo stati fortunati, sì, però. È vero, è vero. E, siamo il terzo anno che stiamo qui e ci fa sempre piacere essere insieme a voi. Sì. Evelina poi è una grande amica, la ringrazio particolarmente e ringrazio i miei allievi che sono qui con me. Soprattutto stasera io vorrei fare un complimento grande di cuore ad Antonio Garofalo, perché stasera è successo una cosa particolarissima. Dai, dobbiamo e Antonio ha venduto un suo dipinto. Wow, qua al premio. Qua. E quindi ci ha portato bene, ad Antonio Garofalo. Benissimo. Che vorrei che dicesse qualcosa. Certo, Antonio. È un'emozione. Sì, buonasera per prima cosa. È una bella soddisfazione perché per una persona che soprattutto piace dipingere, piace l'arte, piace anche quando si ha una un riconoscimento, ma soprattutto quando qualcosa che tu crei piace anche alle altre persone. E siamo contenti di aver fatto da tramite, quindi a farti conoscere. Voglio solo dire una cosa. Sì. Una bella scenografia a questo paese. Voglio ricordare mio nonno che lui veniva da Torchiara e poi è andato a Ponte Cagnano dove sono nato io, quindi è un posto quindi dove sono legato anche al Cilento cuore. Anche tu, dedicato soprattutto al Cilento. Grazie, mi fa piacere. Allora ragazzi, bravissimi. Grazie. Le presentiamo Sabrina Corralluzzo, Katia Perillo e Antonio Garofano, è il nostro maestro. Grazie. Io vorrei
poi far venire sul palco anche i tecnici. Ah, infatti, senza di loro senza non di era loro possibile realizzare tutto. L'arte da sola non va avanti. Sabato Magno. Eccoli qui. Salvatore Di Feo e Giuseppe Daniele, che ci hanno aiutato veramente. Perché c'è tanto lavoro. Per realizzare tutto ciò. Io vi ringrazio di cuore, sperando che siamo l'anno prossimo ancora insieme a voi. Saremo sempre qui, grazie. Vogliamo grazie, novità, architetto. Nuove scenografie. Allora ti consegniamo quindi il premio. Grazie, grazie. Regalo al Antonio. E gli attestati di partecipazione invece agli altri artisti. Grazie, potrete ammirare ovviamente le loro opere. Sì, anche invitiamo in mostra tutti a vedere le loro opere, prima galleria che vengano vendute tutte, infatti, muovetevi. Questa galleria c'è da aperto. Bene, grazie architetto Villani. Complimenti e bocca al lupo pure a voi. Buonasera. Il premio Leucosia 2014, Giovanni Farace, 23esima edizione, finisce qui, ma non poteva non finire con... anche con volevo un attimo consegnare un altro riconoscimento, Paolo, sì, prima di dare i saluti. Vorrei qui il nostro tecnico video che ha realizzato anche la sigla iniziale, Francesco Guida, che pure quindi amico del premio da tanti anni, a cui vorremmo consegnare un riconoscimento come ringraziamento, oltre che un rappresentante della Digital Plus che pure c'è stato molto vicino in questi giorni. E io vorrei ringraziare anche la troupe di Telediocesi, sì, Giuseppe Abbondanza e Rino Aviglia, che hanno effettuato le riprese integrali di questa edizione. Il nostro Francesco Timidissimo, ecco qua che ci raggiunge. Francesco, come è andata questa edizione? Benissimo, e i cantanti sono stati molto coinvolgenti, mi sono piaciuti, e complimenti a te che organizzi il premio, un po' a tutti poi i partecipanti di questa edizione. Benissimo, quindi un altro talento video che abbiamo qui nel Cilento da riconoscere. A te il piatto di partecipazione, fotorito. E un applauso. Un applauso e a presto. Vogliamo chiudere idealmente questa edizione 2014 ancora con Alfina, che ci regalerà un ultimo brano. Qui. La tua sorpresa invece, il riconoscimento per il nostro grazie, presentatore, grazie, sempre bravo e a cui va tutto il nostro apprezzamento, in bocca al lupo. Grazie. Perché alla fine, Paolo, anche tu sei un talento cilentano. Certo, sì, io saluto la mia mamma, Alba, che eccola qui, seconda fila, ecco. E mentre questo libretto della sirena continua a cadere, io sono contento ed orgoglioso anche di collaborare con questo premio che ho visto crescere insieme a me, perché io ero praticamente un ragazzino. È vero, l'anno scorso abbiamo mostrato anche le immagini, sì, quando sfilavi su questo palco. Va bene, e grazie. E quindi hai iniziato una brillante carriera proprio nel mondo dello spettacolo, ti ha portato bene. Certamente, sì, grazie. E quindi ti è stato un momento anche che ricordo sempre con piacere, ed è bello ritornare dopo tanti anni. È vero, e noi siamo contenti di averti qui. E io sono onorato. Allora, grazie, ci salutiamo allora, ci diamo appuntamento all'edizione 2015, la 24esima, ci prepariamo quindi al 25ennale, sì, abbiamo già contatti per i prossimi anni, i ganci sono in azione, quindi sarà sicuramente un'altra manifestazione, molto lavorata, sperando quindi di avervi soddisfatto già da questa sera, quindi non posso fare altro che lasciarmi i miei saluti con tutto l'affetto che mi lega a voi, a questo posto. Arrivederci. Grazie. Al fine ascolta. Visto che sono reduce da un premio che si è svolto in Sardegna, ho pensato di rifare un pezzo in dialetto sardo, che è musicalmente molto vicina alla nostra musica. Il dialetto è completamente diverso, infatti non capirete proprio un tubo, però non fa niente perché il pezzo è davvero davvero bellissimo. Il pezzo si intitola Temporadas, che vuol dire temporale, ed è un inno alla pace. Questa lingua è molto particolare e molto affascinante. Thank you.
tasca con mente pregoteo. Nara mi si kirka, su chi kerze chi non smanca, finza sa muda si intende. Zocan che ne passo sostempo. Se tu e paghe non te ne senso coro no binda, e te para querere profimare costa giundas, come se giustizia che na paghe non si dà, no bicchiere in guerra sa frimare costa giundas, gai che flore pesa sa srughes, so giardino speno ste sambe. Nara mi luci la bide, scusa sopra si entrati, nara mi si dime, scando salsa che mai alza, se più snuda pari a velu, che si strale fa la notte, che la vidu non conta da che mi finno besprusu, dai che flore pesa sa srughes, so giardino speno ste sambe. Pasquale Curcio, Daniele Brenca, Costantino Caruccio. Grazie mille.